Amici di Legnano Web TV, bentornati, benvenuti nuovamente sul canale Sport Futsala. Abbiamo il piacere di portarvi nuovamente a Barbaiana di Lainate e come potete vedere abbiamo un amichevole di lusso quest'oggi qui a Barbaiana di Lainate. Adesso sentiamo gli inni nazionali, quindi stiamo in silenzio anche noi. Qualche problema forse ancora a livello tecnico con gli inni nazionali. Comunque e questo era l'inno del Principato di Monaco, Principato di Monaco che potete vedere schierato alla vostra destra, l'inno italiano. Inconfondibile, questo era l'inno nazionale italiano ovviamente. E quindi vi dicevamo, quest'oggi c'è un amichevole di lusso che vede schierate alla vostra sinistra con la casacca bianca, casacca ormai tradizionale per la formazione del Giardino Danzante, la ASD Giardino Danzante, che schiera in campo i giocatori col numero 1 Riccardo Battaglia, con il numero 2 Luigi Barbera, numero 3 Alfredo Novello, numero 4 Daniele Porto, il capitano, con il numero 5 Andrea Urzia, il vice capitano, con il numero 6 Alessio Vercillo, col numero 7 Raffaele De Carvaglio, numero 8 Antonio Nolgo, numero 9 Andrea Soli, numero 10 Luigi Crescentini, numero 11 Andrea Fagioli, numero 12 Davide Bianchi e ricordiamo l'allenatore è il signor Davide Del Giudice, coadiuvato dal vice Enrico Belli. Mentre per quanto riguarda la formazione del Monaco Futsal,
opposta casacca, quindi completamente nera. Oggi non ci saranno problemi a distinguere le due formazioni in campo. Abbiamo col numero 1 Maurizio Toccu, col numero 2 Soafin Abassi, io spero di aver letto bene il nome, col numero 3 Hervé Santos, col numero 7 Gregory Ebrard, che è il capitano, numero 9 signor Sébastien Revel, vice capitano, e poi no, il numero segnato in distinta, quindi potrei andare per esclusione perché sto cercando di vedere 7, il 10, no, ce l'abbiamo, e abbiamo anche il numero, non si sa bene ancora quale, vedremo poi di conoscerlo, e Steve Chemila. Quindi queste sono poi, e ricordiamo poi dopo l'allenatore, il signor Elio Rossi, quindi questo è anche il resoconto della formazione, quindi i dati anagrafici, la burocrazia per quanto riguarda questa partita di futsal. Ricordiamolo, siamo al palazzetto delle scuole Vater Tobagi di Barbagliana di Leinate, una amichevole quest'oggi, un amichevole di lusso, come dicevamo prima, tra il giardino danzante di Leinate, che è una formazione che milita nel campionato di Serie D, quindi nel campionato nazionale di Serie D, che chi segue il canale sport di legnanowebtv.com ha ormai conosciuto e amato da tanto tempo, e abbiamo un po' una novità per noi, perché se non sbaglio questa è la prima volta che facciamo una trasmissione che trasmettiamo la formazione di Monaco, del Principato di Monaco, del football sala appunto monegasco. Allora, nel frattempo la partita è iniziata subito la partita. Abbiamo in questo momento il Monaco che sta cercando di avanzare sulla fascia sinistra con il numero 9 del Revel in avanti a cercare il numero 7 Erbar, il suo tiro deviato in angolo da Battaglia che con il piede è riuscito a deviare il pallone che adesso è facile preda ovviamente per il difensore numero 2 Abassi. Sébastien cerca di contrastare un avversario, adesso si può ripartire nuovamente l'azione, è uscita la palla, adesso è il giardino danzante che può avvantaggiarsi con una rimessa laterale già battuta, non ha portato a buon fine, è ancora però dalla parte opposta sempre il giardino danzante, quello è il numero 3 Novello mette in mezzo, non raccolgono il pallone, sulla sinistra può partire il contropiede del Monaco con ancora Revel, Sébastien sempre attivo in questi primissimi minuti della partita, riparte ancora il giardino danzante, c'è stata una spinta con braccia tese da parte di Maren, se poi vogliamo leggerlo alla veneta o alla francese, io sono più propenso per Marin perché mi piace di più la pronuncia veneta. E calcio di punizione che se ne occupa Alessio Vercillo, controbatte, adesso di nuovo ancora il giardino danzante, cerca la ribattuta, la palla però esce, quindi si ripartirà da una rimessa laterale a favore del giardino danzante, però non concorda sul punto di esecuzione. No, non è il punto di esecuzione, è proprio da cambiare completamente, quindi capovolgimento di fronte, poi ripartire da suo Monaco. Futsal tenta subito la conclusione, numero 9 Revel, all'indietro nuovamente per il Monaco, sempre Revel, numero 9, dalla lunga distanza, sbaglia tutto, trova la porta, ma è la porta di sicurezza, non è la porta di difesa da Battaglia che ha il pallone in mano in questo momento, fa ripartire l'azione del giardino danzante che si porta in avanti sulla fascia sinistra, adesso c'è una rimessa laterale battuta in questo momento da Novello cerca di metterlo nel mezzo, prende però possesso del pallone il Monaco e riconquista la palla il giardino danzante, nuovamente il Monaco riesce a mettere fuori Erbar all'indietro con una rimessa laterale del giardino danzante che cerca di impostare il proprio attacco della propria metà campo, in qualche modo dalla fascia destra cerca di mettere un traversone Novello che non viene raccolto da nessuno, e quindi si può ripartire con Toccu visto che si chiama Maurizio di nome, e quindi riparte l'azione del football sala di Monaco, Principato di Monaco. Dalla lunga distanza nuovamente lui, Sébastien Revel, il vice capitano della formazione monegasca. Ormai vedono che i giocatori del Monaco non riescono a trovare il varco per oltrepassare la propria metà campo, per insinuarsi nell'area piccola difesa da Battaglia, quindi
devono cercare le conclusioni della lunga distanza. Questa invece è una conclusione sconclusionata, scusatemi per il gioco di parole, di Alfredo Novello, che ha tentato un'azione personale forse un po' troppo azzardata, perché infatti non è riuscito a conquistare nulla. E riparte invece adesso la formazione monegasca. Attenzione, se sono insinuati nell'area piccola, si oppone con il corpo numero 4 Daniele Porto, e adesso c'è il contropiede del giardino danzante, non riesce a arrivare sul il numero 6 Alessio Vercillo. Numero 6 Alessio Vercillo non è riuscito ad arrivare a conclusione, e riparte ancora nuovamente il Monaco. Anzi, visto che siamo in decisione di pronunce, dovrei dire Monaco. Il Monaco adesso con un corner, cerca di mettere nel mezzo, nuovamente ribattuto l'azione fatta dal numero 2 Abbassi nel mezzo a cercare un compagno, chiede un calcio di punizione, un rigore, qualcosa, Revel che si sbraccia seduto o sdraiato a terra nell'area piccola, difesa da battaglia, non trova però il conforto né dei compagni né del direttore di gara, e quindi il gioco può continuare nuovamente dalla fascia sinistra con il numero 6 Vercillo direttamente alla porta, retto passaggio per battaglia, ancora il numero 6, adesso la palla è per il capitano, ancora lui Vercillo può tentare la conclusione ma viene bloccato nel movimento. Attenzione, ancora lui ed è gol, questa volta c'è la rete. La rete segnata da Alfredo Novello. Riparte il... Non ancora. Riparte adesso il Monaco. Contrastata l'azione di Revel, battaglia si oppone ancora una volta. E adesso c'è il corner per il Monaco, battuto come potete vedere con le mani, di testa cerca di avere la meglio il numero 10 Cyril Marin o Maren. Cerca di fare un capovolgimento di fronte il Novello, però non trova l'aggancio con il numero 7 Raffaele De Carvaglio, e quindi questa volta abbiamo la palla tra i piedi del numero 7 del Monaco, che imposta il contropiede che però viene nuovamente spezzato dalla difesa del giardino danzante, quindi non si passa oltre i primi passi dopo la metà campo. Nuovamente il giardino danzante si richiude nella propria area piccola, adesso un corner battuto dagli ospiti direttamente per le mani di battaglia, che ha quindi l'occasione per far ripartire velocemente il contropiede, invece c'è il Monaco. Attenzione col numero 2 precisissimo dalla lunga distanza, Sofen Abbassi direttamente dalla fascia destra dalla lunga distanza ha fatto una stilettata che ha trafitto battaglia, e quindi ristabilita la parità. Adesso c'è un corner per il giardino danzante, tenta la soluzione al volo Alessio Vercillo. Attenzione, in due davanti al portiere. Si sboglia un po' la situazione, se ne avvantaggia ancora il Monaco. Monaco all'indietro a cercare il compagno Abbassi. Di nuovo tentativo di sfondamento spezzato dal capitano Porto Daniele, che prova anche a fare una conclusione, perlomeno a spazzare via il pallone dalla propria metà campo, quindi come diciamo in gergo sparecchia tutto. E quindi adesso è il Monaco imposta il contrattacco. Attenzione ancora al numero 7 Erbar, l'autore, no, non è l'autore del gol, mi stavo confondendo, invece è il numero 9, Revel. Controlla bene
il leggero danzante sulla fascia sinistra, si sbraccia e chiede palla a Novello. Novello viene servito in questo momento, tentativo in avanti, aggancia ma perde il contatto Raffaele De Carvaglio e quindi può ripartire nuovamente il Monaco. Monaco, attenzione, viene stato avvisato, non era un fallo, apparentemente un rumore esterno. E qua in effetti tenta un po' troppo, è il capitano Gregory Herbar, ha tentato forse un colpaccio che è difficile che possa succedere, adesso hanno anche gesti di effusione a centrocampo. Attenzione, qui c'è stato un contatto fisico, non facciamo polemiche, non facciamo polemiche, attenzione. Ah, tocco con il braccio, volevo dire. Nuova punizione per il giardino danzante, si incarica di battere Alfredo Novello. Direttamente sulla barriera. Il tiro di Alessio Vercillo direttamente sulla barriera, quindi si infrange così il tentativo di raddoppio del giardino danzante. Ricordiamo che siamo a circa 15 minuti di gara, anzi forse qualcosina ancora meno, una dozzina di minuti di gara in questo momento. La situazione vede un punteggio fermo sull'1-1 e attenzione, questa era... non aveva fischiato perché... abbiamo visto tutta la difesa immobile, Battaglia che non ha mosso un dito, nessuno aveva fischiato la punizione, hanno cercato di giocare d'astuzia i giocatori monegaschi, però effettivamente anche il direttore di gara ha fatto segno che se non fischia lui non si può ripartire. Hanno avuto poi l'illusione di fare il raddoppio gli ospiti oggi qui al Barbaiana di Lainate, però per loro sfortuna è stato soltanto un raddoppio molto momentaneo, visto che comunque la rete non era... Attenzione! E adesso c'è la rete! Adesso c'è la rete! Sébastien Revel! Sébastien Revel, sempre lui! Sébastien Revel, che abbiamo visto subito uno dei migliori giocatori oggi in campo, è l'autore adesso del raddoppio della formazione monegasca. Ricordiamo che il Monaco è arrivato con 7 giocatori contati, mentre la formazione del giardino danzante, giocando in casa, può contare su 12 giocatori. Quindi ci sarà sicuramente poi il fattore stanchezza che affliggerà i giocatori ospiti. Infatti abbiamo visto che c'è stato già un cambio al volo nella formazione del giardino danzante, perché è uscito il numero 6 Alessio Vercillo ed è entrato il numero 10 Luigi Crescentini. Quindi la formazione del giardino danzante può già mettere in campo forze fresche nel proprio organico, mentre dicevamo appunto il Monaco... Attenzione, adesso c'è un'azione personale di Gregory Herbar che frutta un corner che si incarica di battere lo stesso Herbar, va a trovare poi l'incrocio con Revel, ma la palla è troppo alta e finisce sopra la traversa. Dicevamo che il Monaco ha 7 giocatori contati, quindi se non approfitta immediatamente di questi minuti in cui ha perlomeno una parità di forze con il giardino danzante, che ha 12 giocatori a disposizione oggi, dopo dovrà ovviamente fare i conti con un calo fisico che è ovviamente fisiologico per l'appunto, e quindi dovrà cercare il giardino danzante di approfittare in questo momento
per fare più gol possibili e dopo chiudersi a riccio nella propria area e cercare di contrastare il più possibile gli attacchi, se arriveranno ovviamente, dalla formazione casalinga del Giardino Danzante. Adesso abbiamo invece un calcio di punizione da una distanza molto 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 favorevole. Vediamo che ci sono due giocatori che si stanno portando sul pallone. Abbiamo il numero 7 Gregory Herbar, l'autore del raddoppio, e abbiamo anche il giocatore numero 3 Hervé Santos, perché secondo me è più latino che francese, che francofono come origine, magari mi sbaglio, magari Santos. E invece il numero 7 che, attenzione, ha fatto una bella diagonale insinuosa, un tiro basso che poteva impensierire battaglia, anche se dallo sguardo non vediamo non traspare nessun segno di nervosismo del portiere del Giardino Danzante. Un controllo maldestro di Alfredo Il Novello e la rimessa laterale per i Monegaschi che restituiscono il favore. Riprendono però adesso il... però questo è da rifare. Hanno tentato il colpaccio ancora una volta. Stanno giocando un po' di astuzia i giocatori ospiti oggi. Cercano qualche espediente per scattare via più veloci, per fare le cose un po' all'italiano, mi vorrebbe da dire. Attenzione, bello questo tiro del nuovo entrato Luigi Crescentini, direttamente sulle mani del portiere. Ricordiamo Maurizio Toccu. Ancora al volo, ancora un giro al volo per il numero 10, ancora protagonista in questi momenti Luigi Crescentini. Palla però che esce alle spalle del portiere Maurizio Toccu. Adesso può ripartire ancora, attenzione, il Giardino Danzante! Il Giardino Danzante che pareggia e quindi siamo ancora sul 2-2. Alfredo Novello, lui è l'autore di questa rete, parità ristabilita. Chiedono nuovamente un fallo. Hanno però, vi dicevo, da come posso vedere la partita, come stanno giocando i giocatori del Monaco, vedo che giocano molto all'italiana, nel senso che a parte insomma, cercare di sfruttare ogni secondo per poter ripartire, cercare di sfruttare qualunque espediente per avvantaggiarsi, ovviamente nei limiti del regolamento questo sia ben chiaro, però vedo che quando subiscono fallo si fermano, si girano verso l'arbitro e attendono. Ecco, però se l'arbitro non fischia, questo è solo a svantaggio loro, perché giustamente la protesta poi dopo rimane fine a se stessa. Se non viene fischiato il fallo, giustamente poi dopo i giocatori avversari possono ripartire e possono ovviamente anche danneggiare loro stessi con questo comportamento. Vediamo se poi verrà recepito anche questo messaggio dai giocatori ospiti, se anziché protestare riuscissero a trovare lo scatto per riprendere l'avversario. Come diciamo, vedo già qualche giocatore un po' paonazzo in volto, quindi direi che bisogna risparmiare anche l'ossigeno. E adesso abbiamo il Giardino Danzante che può ripartire con una rimessa laterale che viene effettuata dal capitano Daniele Porto, azione che sfuma mestamente nuovamente per il Monaco. Attenzione, riparte adesso il contropiede e tenta un po' troppo. Gregory Herbar. Colpo di tacco, e con un altro colpo di tacco per il Giardino Danzante. Adesso il pallone è per Alfredo Novello che non trova lo scambio con De Carvaglio. Intercettano il pallone i difensori monegaschi, però viene commesso un fallo commesso dal numero 9. Sebastien Revel, e quindi nuovo calcio di punizione a favore del Giardino Danzante, e abbiamo Alfredo Novello che si incarica di battere questo calcio di punizione. Questo penalty viene rispettata la distanza, due giocatori in barriera per la formazione ospite. Tiro basso però completamente fuori misura, non è stata calibrata la giusta traiettoria, quindi nulla di fatto. Siamo ancora su una situazione di parità 2-2, ricordiamolo, quando i minuti trascorsi sono circa 20 in questo momento. Riparte il contropiede del Giardino Danzante che può
in virtù delle forze in campo oggi può anche prendersela con un po' più di comodo. Non può invece prendersela comoda la formazione del Monaco, Monaco che deve spingere l'acceleratore il più possibile in queste prime fasi di gioco, anche se siamo verso la fine del primo tempo, ricordiamo che sono due tempi regolamentari da 30 minuti non effettivi. Attenzione, qui c'è stata un'azione veramente incredibile di Hervé Santos, che è riuscito addirittura a scavalcare Battaglia e aveva praticamente il sapore della rete in bocca, e invece c'è stato un giocatore del Genoa danzante che è andato a togliere le castagne dal fuoco, come si suol dire in questi casi, e quindi ha tolto la gioia a Hervé di poter festeggiare il momentaneo vantaggio della formazione del Monaco. E quindi nuovamente punteggio fermo sul 2-2 che non vuole sbloccarsi, ci sta provando in tutti i modi. Adesso nuovamente con Herbar, attenzione, si sta nell'area piccola, riesce a mantenere l'equilibrio, fa anche un colpo di tacco, attenzione, veramente bravo questo giocatore, però viene accerchiato da 3 difensori, nessuno che è andato ad aiutarlo, e quindi Giardino Danzante si può portare in avanti. C'è una triangolazione adesso con il capitano Porto, che è andato alla conclusione, però la conclusione non è stata precisa. Quindi nuovamente dalla fascia sinistra, la fascia preferita da Revel, si accentra, parte il suo tiro, rete. Devono ovviamente sfruttare la velocità i giocatori, mi verrebbe da dire francesi, però forse non è la definizione migliore, direi monegaschi è la definizione migliore. I giocatori monegaschi devono sfruttare ovviamente la velocità, perché abbiamo visto poi l'azione intrapresa prima da Herbar, che si è insinuato nella area di competenza del Giardino Danzante, anzi area di competenza di Battaglia, poi è stato accerchiato subito da 3 difensori che adesso si sono eretti a difesa della porta, della propria porta, e quindi non avendo l'appoggio di nessun compagno e dovendo risparmiare l'ossigeno, direi che devono arrivare, colpire e tornare. Questo è quello che stanno facendo i giocatori ospiti in questo momento. Attenzione, qui c'è stato un fallo perché ha spinto, che va a chiedere scusa. Va a chiedere scusa adesso Marin. Rete, attenzione, qua è stato veramente fulmineo il capitano Daniele Porto. Non c'è stato neanche il tempo di rendersi conto che ha segnato. Comunque nuovamente 3-3, non vuole sbloccarsi il punteggio, non vuole sbloccarsi la parità qui al Barbaina di Lainate. Giardino Danzante che sta giocando veramente un ottimo futsala. Controbatte colpo su colpo ogni tentativo di sfondamento della formazione ospite, e quindi un'amichevole fino a un certo punto, perché abbiamo visto che le energie e la forza messa in campo oggi non hanno niente a che vedere ad una partita internazionale come potrebbe essere definita quella di questo pomeriggio alla palestra delle scuole Walter Tobagi di Barbaiana di Lainate. Adesso abbiamo un calcio di punizione che vede Hervé Santos. No, attenzione, no, c'è stato uno schema. Gregory Herbar ha appoggiato per Revel sulla sinistra. Sappiamo che questo giocatore predilige solo questo, probabilmente questo. Attenzione, le mani vanno un po' troppo in modo grossolano i francesi. O meglio, i monegaschi non hanno mezzo misura. Vediamo Battaglia che ancora va a toccarsi la testa, ha preso un bel colpo, e quindi c'è il primo tiro libero della partita, che si può paragonare al calcio 11 come un calcio di rigore, quindi tiro libero. Sul pallone c'è Alfredo Novello. Vediamo che poi si sta muovendo anche Luigi Crescentini, autore del secondo gol, se non ricordo male. Invece Novello, tiro, rete. Abbiamo sentito il direttore di gara che diceva 3 bianco, gol. Quindi questo significa che è la quarta rete del Giardino Danzante, 4-3. Non saranno ovviamente contenti i giocatori ospiti.
E quindi vediamo subito il loro contropiede, tentativo di ristabilire un momentaneo pareggio. Ma siamo a circa 5 minuti dalla fine. Bello questo tiro dalla lunga distanza, preciso di Erbar, però non si è lasciato sorprendere Battaglia, non stava dormendo pensando ancora al colpo che ha ricevuto in testa precedentemente. Era attento, quindi ha respinto subito. Attenzione, ancora una volta abbiamo un protagonista, Gregory Erbar, che non chiede permesso prima di arrivare sul pallone. Si è catapultato ancora una volta cercando di strappare il pallone via dalle mani di Battaglia. Intercettato il pallone da Crescentini, si gira al volo, però la palla è, il tiro è troppo alto e quindi ancora 4-3, non si sblocca il risultato in questo momento. Fraseggio nella propria area per il giardino danzante. Ricordiamolo che sono in superiorità numerica solo per le forze che hanno in panchina. Ricordiamolo, non ci sono 20 espulsi. Chiede calma Battaglia, chiede calma, perché ancora una volta c'è la carica dei giocatori monegaschi. Questa volta è Cyril Marin, come dicevamo. A me piace più la versione veneta di questo cognome, però come dicevo, non fanno complimenti quando devono entrare nell'area piccola, quando devono andare sull'uomo. Si deve ripartire adesso dall'area piccola, dal tocco di Maurizio Toccu, che è il portiere del Monaco. È andato a cercare la rimessa laterale Erbar. Quindi tocco di esperienza, nuovamente intercetto nel pallone i monegaschi, però io vedo un po' di nervosismo in campo, la cosa comincia a non piacermi. 11 bianco fallo, sentiamo anche noi dalla nostra postazione, quindi calcio di punizione a favore della formazione del Monaco, Monaco Futsal. Cyril Marin scavalca la barriera, però il tuo tiro è troppo alto. Ricordiamo, siamo a veramente pochissimi minuti dalla fine del primo tempo. Siamo circa 2-3 minuti scarsi. Colpo, qua c'è stato però una gomitata in faccia, sicuramente non volontaria di Andrea Fagioli, però c'è stata una gomitata in pieno volto. Fa segno che è tutto a posto Gregory Erbar e quindi si può riprendere con una rimessa laterale effettuata dal capitano Daniele Porto. Porto che è andato a cercare l'appoggio di Andrea Fagioli, Fagioli che però ha perso la palla e quindi può ripartire il Monaco sempre con una rimessa laterale a cercare nuovamente l'instaccabile Erbar. Erbar cade nuovamente con la carica di Fagioli, sembra una barzelletta detta così, però è effettivamente quanto è accaduto. Passaggio preciso sulla fascia sinistra a cercare Crescentini all'indietro a cercare il supporto di Andrea Soli, della lunga distanza, troppo alto, quindi riparte nuovamente il Monaco, traversone da cercare nell'area piccola. Attenzione qua, proprio c'è stato un colpo di una gomitata commessa questa volta da il Monaco che con Revelle è andata da una gomitata in faccia involontaria a Daniele Porto. Porto non si lamenta più di tanto, quindi può vincere il fair play in questo momento. Rimessa laterale che verrà effettuata dal Monaco con Erbar direttamente a Battaglia. Diciamo fair play in questi casi, ed è sempre un ottimo, attenzione ancora le mani,
abbiamo appena detto del fair play e poi si arriva sbalanciando. E quindi nuovo fallo commesso dal Monaco e quindi nuovo tiro libero. Siamo quindi verso la fine, verso la conclusione di questo primo tempo che si concluderà probabilmente su un punteggio a favore del Gedeno Danzante che sta per effettuare il tiro libero nella persona di Luigi Crescentini. Parte in questo momento il suo tiro, rete, preciso e potente il tiro libero di Crescentini, ovviamente non poteva essere altrimenti. Adesso vediamo un po' di smarrimento tra le fila del Monaco che deve cercare di riordinare le idee e cercare di risparmiare le energie per poter contrastare al meglio Gedeno Danzante, che con due nuovi innesti, ricordiamolo, che sono Crescentini e Fagioli, adesso ha più carburante nel proprio serbatoio, a differenza del Monaco che onestamente vedo più preoccupato a lamentarsi dei falli che a cercare di portarsi in vantaggio. Ovviamente adesso cominciano a sentire la stanchezza dei giocatori ospiti. Intercettato il pallone da Crescentini, lui addirittura è andato a colpire l'interno del palo, poteva avvantaggiarsene anche Soli che ha ricevuto il pallone di sponda. E comunque il Gedeno Danzante pronto ad una rimessa laterale proprio da Soli, non viene considerata valida, quindi il Monaco può tirare il fiato. Rimessa laterale direttamente all'indietro per Toccu. Adesso si va a cercare la punta con Erbar riesce ad insinuarsi, viene fermato nuovamente da Novello e ancora una volta Erbar si ferma a chiedere fallo, attenzione, le mani, attenzione, questo sta scaldando la partita. C'è un'animata discussione anche tra i due giocatori che sono Marin e Revel. E adesso c'è il primo tiro libero a favore del Monaco, primo tiro libero che può dare quindi fiato e ossigeno puro alla formazione monegasca. Si incarica di battere Sébastien Revel, numero 9, il vice capitano. Parte il tiro, rete, c'era arrivato Battaglia con la punta delle dita, aveva toccato il pallone e poi è stato probabilmente lui che l'ha rigirata in rete, perché ormai l'ha sfiorata veramente con la punta delle dita. Quindi aveva intuito tutto il portiere del Gedeno Danzante. E finisce in questo momento il primo tempo, ci vediamo tra pochissimo per il secondo tempo. Riparte in questo momento la partita, siamo nel secondo tempo tra la rappresentativa del futsal di Monaco contro il Gedeno Danzante di Lainate. Ricordiamo che la partita è iniziata con un risultato di 5-4 per il resto, quindi Gedeno Danzante che è vincente in questo momento per appunto 5-4. Si sono riposate le squadre, ha potuto tirare il fiato la formazione monegasca. Vediamo che hanno avuto anche modo di riordinare le idee, perché ho visto molti giocatori che stavano diventando nervosi. C'era un po' troppo nervosismo in campo tra le fila dei giocatori in maglia nera con la casacca nera oggi. Ritmi che mi sembrano dai primi momenti più bassi, sembra che c'è adesso una maggior serenità in campo, speriamo che ci sia anche meno nervosismo. Come dicevamo prima, il primo tempo si è concluso con qualche azione troppo nervosa, almeno a modesto parere di chi sta commentando questa partita. Calcio adesso, calcio di punizione battuto dal Gedeno Danzante con Andrea Soli che è andato a cercare una soluzione direttamente in porta. Troppo lungo poi il suo tentativo di rete e Gedeno Danzante ancora una volta che sta spingendo per portare almeno a due le reti di distacco con i pari monegaschi.
rimessa laterale effettuata in questo momento, colpo interno, scambia un fraseggio con il numero 10 Luigi Crescentini. Rimessa laterale ancora per il Girone Danzante, Andrea Soli, attenzione, c'è stato fischiato nuovamente un fallo ai danni del numero 10 Cyril Marin. Cyril Marin dalla lunga distanza direttamente in porta, meglio, stava cercando forse lo scambio con Erbar, così non è stato. Riparte nuovamente il Monaco. Vediamo che in questo secondo tempo tra i pali del Giardino Danzante non c'è più Riccardo Battaglia, ma c'è il secondo portiere Davide Bianchi. Ecco, ho appena parlato del portiere del Giardino Danzante e il Hervé Santos ha subito testato i riflessi del portiere del secondo tempo del Giardino Danzante, segnando quindi la quinta rete, 5-5. Giardino Danzante che deve riordinare le idee perché ha forza nuova in campo, ma è nuovamente in parità. C'è qualche scambio di vedute con il direttore di gara Chinelli. Nuovamente qualche problema ancora con le rimesse. Trova il tempo per girarsi, attenzione, Erbar ha trovato il tempo per girarsi, è riuscito il tentativo di Erbar direttamente sopra la traversa. Ancora prova ad avvolgersi su se stesso, Marin. Giardino Danzante che sta subendo in questo momento, c'è un forte attacco da parte del Monaco, Monaco che sta cercando assolutamente, disperatamente di portarsi nuovamente in vantaggio. Tutti i tentativi per adesso hanno portato a una rete, ma ciò non basta, il Monaco si gira, attenzione, ancora splendida questa soluzione di Cyril Marin, che riceve palla dalla fascia destra, riesce addirittura a girarsi, a prendere la mira e a scagliare la propria bordata ai danni di Davide Bianchi, secondo portiere con tavolo del Giardino Danzante. Ha mancato veramente di un, penso, 20 centimetri l'incrocio dei pali. Questo ovviamente può solo stimolare ancora questo giocatore che ha dato prova di avere grandi doti qui al palazzetto di Barbagliana delle Date. Viene segnato un fallo per il Giardino Danzante, quindi calcio di punizione. È una posizione ovviamente ghiotta anche in questo caso per cercare di trovare la testa di Gregory Erbar, che si posiziona al centro dell'area della retrovia. Arriva anche Abbassi che viene contrastato però da Fagioli, che lo supera anche in centimetri, quindi per andare a trovare la soluzione di testa. Dalle retrovie sempre pronto Marin, invece la soluzione lo scambio con Erbar ha cercato da due difensori e è riuscito il colpaccio difensore perché hanno buttato la palla direttamente sui piedi dello stesso Erbar e quindi è stato lui stesso che ha messo fuori il pallone e il Giardino può ripartire. Attenzione però, non c'è stata l'intesa tra Porto e De Carvaglio, non si sono incrociati. Viene chiesto il cambio della rimessa laterale, viene chiesto il cambio. Poteva ripartire subito a 1000 la formazione monegasca. Soluzione all'indietro, a cercare Porto nuovamente per Bianchi. Bianchi fa partire il contropiede, contrastato Fagioli dal giocatore Chemila.
Porto a allargare sulla sinistra per Barbera, Luigi in mezzo. Ha trovato Crescentini che ha incrociato egregiamente il pallone, messo veramente su un piatto d'argento questo traversone per la sesta rete del Giardino Danzante. E adesso c'è stato il presidente Axel Paderni che ha ribadito il risultato parziale di 6 a 5 a favore del Giardino Danzante, 7 a 5 in questo momento. Andrea Fagioli, 7 a 5. Abbiamo visto che ha fatto il ritorno in campo Sébastien Revel, è uscito invece si è accomodato in panchina Cyril Marin, questo per il futsal. Panchina corta per la formazione monegasca perché abbiamo soltanto un solo giocatore fermo in panchina, mentre la panchina del Giardino Danzante ricorda la panchina dell'Inter di qualche anno fa, con più giocatori seduti sulla panca che in campo. Comunque riparte il Monaco, bella conclusione della lunga distanza di Herbar Gregory, capitano. Ancora lui Herbar, tenta con la punta del piede, l'aggancio invece è di Abbassi, a cercare ancora Herbar, non trova lo scambio, ne può godere il Giardino Danzante. Fagioli, il suo tentativo, butta fuori, chiude la rimonta del Monaco, il numero 2, Luigi Barbera. E ancora una volta fiscale Chinelli. Certo c'è un'altra sostituzione per il Giardino Danzante, è uscito Crescentini, ha fatto l'ingresso in campo invece Antonio Nolgo. Cambio, rimessa nuovamente, non va bene i piedi, la posizione dei piedi. Attenzione, 1, 2, ok. All'indietro per Bianchi, traversone lungo a trovare il proprio pari numero della formazione ospite. Attenzione, intercetta il pallone, Fagioli che però se lo allunga un po' troppo, però è stato contrastato da un giocatore monegasco e quindi la rimessa è sempre per il Giardino Danzante. Il Giardino Danzante che nel frattempo ha agganciato palla a centrocampo, vediamo un po' cosa è stato fischiato. Ah sì, è uscita palla, niente, era uscita. Rimessa da bordo, fallo laterale, ancora lo stesso Fagioli, liscio, e quindi riparte il Monaco, attenzione, è uscito Bianchi che ha buttato a terra un giocatore. Non viene giudicata l'azione di gioco, ma viene giudicato un fallo dal direttore di gara Chinelli e quindi ci sarà un tiro libero. O meglio, come ribadisce Chinelli, la posizione è quella del calcio di rigore, perché trattasi proprio di calcio di rigore. Tutti fuori dalla linea, sta dicendo in questo momento il direttore di gara. Abbassi contro Bianchi, vince Abbassi. Adesso il presidente Paderni sta per ribadire il parziale. E quindi 6 a 6 nuovamente in parità qui a 7 a 6, scusate.
scusatemi, 7 7 a 6, avevo sentito male io il comunicato. Mi stavo dimenticando di una rete. Ah, manca l'aggancio con la palla. Manca l'aggancio con la palla. Nolgo, Antonio. Si allunga un po' dopo il pallone. Si allunga un po' dopo il pallone. Revel, Sebastien. Tenta comunque la conclusione, però va a spegnersi direttamente sul lato esterno della porta difesa da Bianchi. Colpo di tacco, attenzione, intercettato dal giocatore Monegaschi, doppia finta per lo stesso Revel. Doppia carica su Revel, attenzione, fuori. Sprecano una buona occasione i giocatori del Gideon Danzante, perché sono riusciti a fare il raddoppio di marcatura sul giocatore monegasco. Adesso si parte con un corner, corner che è stato anche qua troppo rapido e quindi nessuno ha agganciato la palla. Anticipa il capitano Daniele Porto. Fagioli, è lui che fa ripartire il contropiede del Gettino Danzante. Intercetta il pallone la difesa monegasca. Attenzione, si è insinuato nell'area piccola Antonio Nolgo. Non l'ha difatto però per lui, peccato perché è stata una buona azione. Ah, chiede palla a Porto, poi però non trova il tempo per agganciare per lo scambio. E quindi abbiamo nuovamente il Monaco con Santos che fa la rimessa laterale a cercare sempre l'instancabile Herbar da terra, cerca di scambiare ancora con Santos trova il supporto di Abbassi. Abbassi, Santos. Splendida marcatura firmata da Antonio Nolgo. Vediamo quindi adesso il parziale, vede il giardino, attenzione. E qua mi devo correggere immediatamente prima ancora di parlare. 8-7. Il parziale. Goleada oggi, goleada qui a Barbaiana. Butto a fallo, attenzione, vediamo a terra un giocatore. Adesso non sono riuscito a vedere se è... Credo Herbar, sì, è lui. Herbar che addirittura ha rifiutato l'aiuto di un giocatore del Gettino Danzante. Butto fallo perché si è rigirato anche due volte. È proprio a rovinosamente cascare sul fondo del palazzetto, che non è propriamente morbidissimo. Si interviene anche con il ghiaccio spray. Sì, è proprio lo stesso Gregory Herbar che è andato anche a scambiare uno sguardo con Chinelli, il direttore di gara, facendo segno di una spinta. Mi mando appunto il gesto, una che ha ricevuto una spinta da dietro. Io purtroppo non sono riuscito a vedere l'azione perché qui oggi si sta giocando a dei livelli molto elevati. E quindi sono onestamente stato distratto dal gioco.
E quindi si riparte con il calcio di punizione, attenzione, però ha battuto prima del fischio, però. Ha battuto prima del fischio, non so se era da considerare valida. Fermi tutti, dice Chinelli. Attenzione al nervosismo che si sta riaffiorando anche in questo finale di secondo tempo. Siamo a circa 18 minuti del secondo tempo. Hanno anche distrutto la rete in questa occasione. Vediamo anche c'è il presidente Paderni che va di persona a raddrizzare la struttura. Riparte Monaco. Un po' troppo ottimista questo tiro, dall'area piccola addirittura. È un altro fallo commesso dal giardino danzante, ancora Nolgo ai danni di Hervé Santos. Va a toccarsi il polpaccio sinistro, Hervé. Bordata, complimenti. Bordata precisa di Cyril Marin. Questa volta però era ben piazzato Davide Bianchi. E quindi ha visto bene il portiere del giardino danzante. Giardino danzante che ha tentato in questo momento un contropiede. Un accenno di contropiede. Riparte dalla propria area piccola il Monaco. Doppia finta per Revel. Viene rubato il pallone però dai giocatori del giardino di Lainate. Ancora una volta si parte dalle retrovie. Cerca l'appoggio di un compagno all'indietro a cercare nuovamente Abassi in avanti per Marin. Ma è il giardino danzante che invece trova nuovamente la rete con Alfredo Novello, che ha sfruttato l'indecisione dei giocatori monegaschi, perché non trovavano uno scambio, si stavano sguardando, passatemi questo termine, stavano scambiando gli sguardi di intesa per capire chi prende la palla. È arrivato Alfredo Novello, ha detto la prendo io e segno pure. Marin, qua però mi sa che si è tuffato. Qua Marin ha un po' imitato il suo omonimo tuffatore, perché qua onestamente mi sa che è andato un po' a cercare il fallo. Dello stesso avviso Chinelli, che ha anche assegnato un calcio di punizione per il giardino danzante. Rimessa laterale, Marin. Marin scambia con Abassi. Abassi si gira, attenzione, va a scontrarsi con Bianchi. Ha cercato fino all'ultimo di tenere in gioco il pallone. Vediamo che è stato segnalato. C'è un cartellino e se ne meraviglia Bassi. Bassi non riesce a darsi pace, non capisce come gli è stato assegnato un calcio di punizione, un cartellino. Adesso c'è anche la discussione in campo con anche i dirigenti del Monaco. Non si riescono a chiarire i dirigenti del Monaco con l'arbitro Chinelli, tant'è però che è stato allontanato dal gioco Revel. Adesso vediamo che sta ritornando in campo Herbar.
time out fischiato e chiesto dal giardino danzante. Intanto vediamo i giocatori del giardino danzante che stanno sfruttando questo time out chiesto dal proprio coach. Scusatemi, oggi sono un po' intasato. Dicevo che sono stati richiamati appunto dal proprio coach Davide Del Giudice. E vediamo cosa si stanno, se con la mimica si riesce a capire cosa si stanno dicendo i giocatori leinatesi. Sono in vantaggio, quindi devono stringere i denti fino alla fine. Ormai, ricordo, mancano meno di 10 minuti alla fine della partita regolamentare. Nel frattempo, sotto la nostra postazione, adesso con le immagini magari andiamo a spostarci rapidamente prima della fine di questo time out, c'è ancora un'animata discussione, come potete vedere, con i giocatori Monegaschi e Chinelli, perché non c'è ancora l'intesa sul fallo che è stato fischiato poco fa e che ha comportato l'allontanamento del campo del giocatore Revel. Finisce il time out, quindi possiamo tornare. ...9-7, questo è quanto ha ribadito nuovamente il presidente Paderni. Quindi, finito il time out, si torna a giocare. Si torna a giocare direttamente con un corner battuto dal giardino danzante di Leinate. Adesso c'è una rimessa laterale all'indietro a trovare addirittura Nolgo, che ha ripiegato nella propria area. È riuscito anche a spazzare fino alla fine contrastando il ritorno di Marin. Marin a cercare Abassi, che spizzica il pallone di testa. Parte il giardino danzante, scusatemi, il Monaco Futsal. Nolgo a cercare Novello dalla parte opposta dell'area, se la prende con gli dei dell'Olimpo e Nolgo non è riuscito il suo avvitamento e quindi la conclusione direttamente in porta per lui, però è sempre il giardino danzante che tiene il possesso palla. Fallo commesso dai giocatori monegaschi, quindi nuovo respiro per i bianchi di Leinate. Pallonetto a cercare Nolgo nuovamente, Nolgo che però non è arrivato, palla troppo lunga, riparte quindi Marin, finta, doppia finta, si accentra, il tiro che però viene fermato da qualche giocatore, non riesco a vedere se è stato del Leinate, sì, quindi un corner, pronto, si accinge a batterlo direttamente Santos, il suo corner, e scavalca tutti. Era rimasto fermo Herbar, ancora una volta questo giocatore è rimasto fermo chiedendo fallo perché probabilmente c'è stata qualche spinta, qualche tocco in aria, però dopo aver chiesto il fallo comunque non è stato dato, però è rimasto, abbiamo visto, fermo nuovamente guardando il proprio allenatore per questo mancato ammonimento. Nuova conclusione all'esterno della porta per il giardino danzante, che quindi sta cercando di fare l'incetta di gol oggi al palazzetto di Barbagliana. Nuovo fallo fischiato a centrocampo, attenzione, c'è stato un colpo al piede sinistro per Luigi Barbera. Viene chiesto, ecco, il punto preciso di battuta. Può partire direttamente su Herbar la punizione battuta dal giardino danzante. Nolgo non ce la fa.
Ancora una volta è contrastato con le mani da Marin. Maio ha deciso che il cognome rimane alla Veneta, come fosse una pietanza. E adesso c'è Nolgo, Antonio. Davanti a lui la difesa del Monaco, due giocatori in barriera. Vediamo se tenta una conclusione diretta. Sì! Conclusione diretta che però è riuscita a passare sotto le gambe della barriera, però null'altro, quindi riparte il contropiede del Monaco. Monaco che ha cercato, attenzione, time out chiesto questa volta dal Monaco, quindi con le immagini andiamo a vedere che succede nella panchina monegasca. Adesso con le immagini stiamo andando sulla panchina del Monaco, vediamo i giocatori in debito di ossigeno e soprattutto in debito di acqua, come vediamo adesso lo stesso Marin. Molto compatta la panchina, sia a livello di numeri che anche a livello di solidarietà, i giocatori si sono stretti l'un l'altro e si stanno facendo coraggio tra di loro. Ancora una volta vediamo curiosamente che c'è, come potete vedere in basso, ancora l'allenatore che si sta chiarendo con Chinelli. Non è d'accordo probabilmente con la direzione di gara. C'è qualcosa ancora da recriminare per la panchina monegasca. Tutto pronto, vediamo che i giocatori ospiti battono il 5, quindi direi che sono pronti a tornare a giocare. Questi ormai ultimi 2 minuti, 3 minuti circa di partita. Si riprende in questo momento. Si riprende a giocare quindi con il giardino danzante che, tanto per cambiare, sta facendo, attenzione però, wow, stato fermato. Stavo dicendo che c'è il giardino danzante che stava cercando nuovamente la rete e in effetti ci è andato molto 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 vicino, con Luigi Barbera che di un soffio non ha portato nuovamente a un tacca in più il paniere delle reti del giardino danzante. Questa volta Nolgo però ha fatto un passaggio direttamente nelle mani di Maurizio Toccu. Nolgo, attenzione, c'è a terra ancora un giocatore del Monaco. Per il fair play, i giocatori del giardino danzante mettono la palla fuori e quindi si potrà procedere con i soccorsi del giocatore che vediamo in questo momento, sì, è Erbar. Erbar che si è ripreso abbastanza in fretta, per fortuna. Ebrar che va a cercare lo scambio con Marin che però non aggancia, quindi passaggio direttamente nelle mani di Toccu. Marin fermato da Nolgo, ma siamo agli sgoccioli della partita. Ebrar di nuovo, attenzione, questa volta fa segno che è finita perché ha saltato l'uomo, è caduto rovinosamente, si è fatto male. Vediamo che però non è d'accordo che sia un fallo di gioco l'allenatore del Monaco. Io onestamente lo giudicherei più come un fallo di gioco, perché abbiamo visto che ha saltato il giocatore ed è caduto rovinosamente, quindi Non vedo gli estremi per una punizione.
Vediamo che si sta alzando in questo momento, zoppicando vistosamente Ebrard. Però, come dicevo prima, quando è caduto ha fatto segno proprio stop, finita. Quindi... poi lo vediamo che è tornato nuovamente in campo saltellante. Quindi probabilmente è stato una cosa molto... attenzione, addirittura ha avuto la possibilità, ha avuto la possibilità anche di segnare una rete potendo girarsi davanti, solo davanti al Bianchi. Tocco con la mano probabilmente di Ebrard. Bianchi a trovare Barbera, Barbera in avanti. E qua però ci sono troppi giocatori che cadono a terra. C'è a terra adesso un altro giocatore del Monaco, Hervé Santos. Che si tocca il ginocchio sinistro, diciamo, ricordiamo che Santos è già caduto precedentemente. E c'è nel frattempo un nuovo tiro libero per il Giardino Danzante. Si appresta a battere Luigi Barbera. Vediamo che viene allontanato anche Marin, probabilmente per delle proteste. Viene allontanato anche Marin, che si accomoda così in panchina. Il tiro non è stato di Barbera ma bensì di Andrea Urzia. E complimenti vanno a Maurizio Toccu, che è riuscito a alzare il pallone sopra la traversa, mettendo quindi in corner il tiro libero che è stato quindi sventato dalla difesa monegasca. Ancora una volta Toccu protagonista, respingendo l'attacco di Andrea Urzia. Ebrard, attenzione, contrastato da due giocatori. E ancora una volta casca a terra. E si stanno scaldando gli animi. Stanno scaldando gli animi, adesso il nervosismo in campo è palpabile. Tiro libero per il Futsal Monaco. Ebrard, tiro, rete. Vediamo subito che vogliono tornare a giocare i giocatori ospiti. Ovviamente il nervosismo è palpabile, non papabile, come ho detto con un piccolo lapsus. E la risposta di Antonio Nolgo. Ancora una volta c'è un fallo di Nolgo. Ancora una volta c'è un fallo di Nolgo ai danni del povero Ebrard. Gregory, che oggi ne vediamo stato colpito più e più volte, ed è lo stesso Gregory Ebrard che si accinge a battere questo nuovo tiro libero, rete. Come avete potuto intuire dalle parole del presidente Axel Paderni,
è stato segnato il nono gol per il Monaco e quindi il risultato che è nuovamente di 9-9, quindi nuovamente in parità. Salgono le urla, qui a Palazzato si capisce veramente più niente perché stanno urlando tutti dalla panchina del Monaco. C'è una grande confusione in campo. Sicuramente anche voi state sentendo le urla che entrano. Sicuramente anche voi state sentendo le urla che entrano nel microfono. Noi abbiamo avuto un piccolo problema con il nostro microfono, abbiate pazienza. E finisce come era iniziata, in parità questa partita, quindi ricordiamo il risultato finale, il Giardino Danzante 9, Giardino Danzante 9 e il Monaco Futsal 9. Quindi per quanto riguarda la partita di oggi del Futsal al Canale Sport, questo è tutto. Vi diamo il più cordiale arrivederci sul canale Sport di legnanowebtv.com e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Della partita tra il Giardino Danzante e il Monaco Futsal, siamo con una piccola rappresentativa del Giardino Danzante, quindi andiamo subito a intervistare, sentiamo Daniele Porto, ci racconti com'è andata la partita innanzitutto? Una partita combattuta, aperta sino all'ultimo minuto come avete visto, eravamo 2-2 e poi negli ultimi minuti i tiri liberi hanno portato in parità gli avversari, e poi ai rigori è andata male.
andata male. E invece adesso abbiamo Bianchi, che è stato il secondo portiere per tutto il secondo tempo che abbiamo visto in campo. C'è stato un cambio tecnico, c'è stato qualche problema al portiere titolare? Ma doveva essere già fatto questo cambio a fine primo tempo, solo che inoltre aveva anche un infortunio il portiere, quindi sono entrato io al suo posto. La partita è andata male, purtroppo non sono riuscito neanche a parare un rigore, neanche un tiro libero, però dai, sono soddisfatto della mia prova, anche perché era l'esordio. Certo, e magari ci siamo anche divertiti quest'oggi? Sì, sicuramente è stata una bella amichevole da organizzare, ne valsa la pena, anche per confrontarci con altri ragazzi che fanno lo stesso nostro sport. Adesso approfitto del capitano per fare un'ultimissima domanda. Hai trovato qualche differenza nel modo di giocare dei tuoi avversari di oggi? No, sono stati aggressivi negli ultimi minuti perché ci tenevano effettivamente questa partita e hanno trovato il pareggio. Forse sono stati un po' più aggressivi di noi negli ultimi minuti. Quindi uniti nello sport, quindi l'unica lingua che è stato il futsal oggi, quindi ringraziamo il Giardino Danzante per le interviste e sentiamo invece adesso quello che ci dicono gli ospiti del futsal del Principato. Adesso facciamo un'intervista con Hebra, ok? C'est bon? Che abbiamo visto più occasioni, insomma, che è stato protagonista della partita, però ha subito anche molti falli, una partita molto molto maschile. Tu hai tombé beaucoup de fois, c'était un match très difficile. C'était un match difficile. C'était bien serré, c'était deux équipes qui jouaient bien au ballon, c'était un peu engagé, mais c'était un beau match, c'était plaisant et ça joue vite, c'était pas mal. Ok, quindi è stata una partita, come diceva, forte, una partita giocata bene, due squadre che hanno giocato molto bene, quindi che si sono confrontate a un buon livello, una partita giustamente, quindi è stata combattuta fino alla fine. Quindi io ringrazio Hebra, merci beaucoup, e sentiamo anche gli altri protagonisti delle Monaco. Siamo con altri due giocatori, un Maurizio Toccu, dico bene, quindi qua non sbaglio le pronunce, e abbiamo anche il tuo nome? Rovel, Sebastian. Sebastian Rovel. Allora Maurizio, ti chiedo, innanzitutto partiamo con te, così non abbiamo problemi un po' di traduzioni, come hai visto la partita, come è stato, soprattutto poi verso la fine che c'è stata una pressione della tua squadra fortissima, proprio tu ti sei anche messo in mostra parando diverse reti, insomma diversi rigori. Sì, è stata una partita dura perché comunque all'inizio siamo stati messi sotto, però poi alla fine siamo riusciti a ribaltare la situazione andando al pareggio e poi vincendo ai calci di rigore, che è sempre comunque una situazione abbastanza fortunosa. E basta, insomma, è stata dura comunque. Invece voglio chiederti se hai trovato delle differenze di gioco tra il futsal italiano e il futsal che avete giocato voi, tu trovi delle differenze avec le match des italiennes de Monaco différentes de jouer au ballon? Non, pas de différence, juste un peu d'agressivité de deux côtés, ça fait la différence. Puis même de difficultés, même d'agressivité de la même équipe. C'est ça. On a un peu des difficultés avec des fautes, mais après on s'est bien sorti. Un bon Maurizio dans la cage. Et puis voilà, je voudrais remercier l'organisation. Merci à vous. Vous avez joué avec seulement 6 joueurs et le Giardino Danzante avec 2 joueurs. Vous avez joué avec 7 joueurs, l'autre joue avec 12. Il y a beaucoup de personnes dans le Giardino Danzante et vous avez été seulement 7 personnes. 6, ouais, 6. C'est 6 personnes. On était solidaires, c'est pour ça. Donc ça fait plaisir mentalement et on a une belle équipe et on verra pour le championnat du monde. Et voilà. En attendant notre gardien aussi, on avait un beau Maurizio, donc grazie a tutti. Grazie. Quindi dicevamo, gli ho chiesto, erano 6 persone, non 7, mi sono corretto, per la formazione del Monaco contro 12 del Giardino Danzante. Questo ha fatto sì che c'è stata una grande solidarietà, una grande compattezza per il Monaco e che quindi li ha portati alla vittoria. Addirittura mi parlava di Coppa del Mondo, poi vabbè, vedremo, perché sappiamo che noi, il nostro cuore è sempre per l'Italia, il nostro cuore è per l'Italia, per la Coupe du Monde. No. Merci beaucoup, grazie a tutti e grazie anche a voi che state seguendo il canale Sport di legnanoweb.com.